Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Robo Universali, esattamente dove abbiamo interrotto. Ci siamo bevuti a Ragona, ci siamo ripresi tutta la Sicilia, adesso Napoli potrebbe diventare regno delle due Sicilie, ma non lo può fare perché i vassalli non si possono trasformare. Si possono trasformare in altre nazioni solo se il cambio tag arriva con evento. Cioè, che vuol dire in sordoni? In sordoni, da quanto io so, l'unico che si può trasformare è il Livonia Nord, che diventa Curland se lo fai diventare protestante. Perché Curland, questi smettono di essere in ordine monastico, gli succede un evento, insomma, ma tutte le altre nazioni, una volta diventano vostre vassalle, non potranno più trasformarsi in niente. Quindi, benché questi potrebbero diventare Regno delle Due Sicilie, un vassallo molto più intelligente di quello che è adesso, sono bloccati dal nostro predominio, ok? Quindi rimarranno così. Allora, stiamo finendo ancora di fare i core su tutte le nostre ultime conquiste, poi appena lo facciamo, facciamo lo state delle isole West Mediterranean, cioè Corsica e Sardegna, e mettiamo subito il nostro editto di abbassare l'autonomia, che siccome ho fatto lo state qui, ma non ho fatto il doppio core, quindi lo facciamo subito, boom boom, mettiamo l'editto dell'autonomia qua. Poi, da qualche parte io ce l'ho il filtro degli editti. Sì, eccolo qua. Quando vedete in colore, c'avete un editto attivo. Qui è commercio. Commercio ci ho messo di proposito perché te fa commercio, ti aumenta il potere commerciale. E invece questi bianchini, questi diciamo che è rosa, che colore, crema, panna. E questi hanno l'editto dell'autonomia, come vedete però c'è ancora un bel po' d'autonomia in giro. 7%, 0, 0, 7, questo sta qua, sta là per poterglielo togliere. 0, 21, Arezzo, 0, 26, niente, lo dobbiamo lasciare. Questo c'è l'editto dei forti, questo possiamo anche togliere, così risparmiamo qualche soldo. Appena ci dichiarano guerra glielo riattiviamo, se c'è dichiarano guerra in quella zona. Ci hanno scioccato la spia, mi sa, perché sto spionaggio non è più al 100%, ma me lo so perso, sinceramente, non ci ho fatto caso. Allora, perché all'ultimo episodio dicevo che ci conviene alleanza la Svizzera, anche se la Svizzera è evidentemente una nazione inutile? Cioè, è piccola, serve un cazzo, sicuramente sa, bevono le nazioni più grosse. Perché la Svizzera sa la prima che si prende l'aggressive expansion del nord Italia, ok? E gli alleati se ne prendono di meno. Quindi io probabilmente passo lì e mi faccio l'amicizia con la Svizzera. Ma senti, ma c'è lo Strong Dacis che mi dà due aggressivi? Sì, ce l'ho. Ah, leviamo gli Atera, a posto, niente ribelli. Come posso fare queste relazioni diplomatiche? Non è che la prossima idea... No, cazzo. Qua? No, non la più da nessuna parte, altri slot diplomatici. Posso accannare qualcuno? L'alleanza con Brandenburgo non serve proprio un cazzo. Però l'alleanza con Brandenburgo ma è quello che sta trattenendo l'Austria dalla guerra, eh. Allora, senti, è arrivato il momento di... Questo... Il cuore! No! No! Di solito quando ti fanno il cuore sulla diplomazia ti puoi alleare con loro, niente. Ci vanno solo bene. Comunque se... Sappiate che se la nazione non è vostra alleata, voi dovete guardare questo simboletto qui. Questo è l'IA del ruler dell'IA, cioè il comportamento che ha il governante di uno stato controllato dal computer. Questo è un amministratore, ok? Quindi diciamo che non si metterebbe mai a conquistare, fa cazzi, ma gli stati grossi, tipo gli ottomani, almeno diciamo fanno un 90% probabile che c'hanno gente espansionista, guerra fondaglia, roba del genere, ce l'hanno. Mo' i nomi precisi non li so, però insomma qua sicuramente deverà, il prossimo re sarà uno che gli vuole fare conquiste, quindi sto cuore ce lo fanno mo', ma poi siccome non siamo più alleati, non ci credete che lo rivedremo, eh. Però senti, per liberare sto slot diplomatico mettiamo la Bosnia, anche se stiamo indietro con le idee. Ma qua sta government reform, secondo arriva 15 punti. Qua, allora, come vedete è bello lungo l'albero delle riforme del Papa, eh. Quello più lungo di tutti sono le repubbliche. Le repubbliche erano un fottiote per delle decisioni, ma se tu c'hai alta unità repubblicana le fai a Madonna invece che ogni 6 anni, le fai tipo a steccona, una appresso all'altra.
Posso fare un'idea, però mo si è sbloccata la tecnologia. 5% del mantenimento dell'esercito, no ragazzi. Oddio, tutte sexy. No, vabbè, comunque aspetto, faccio prima la tecnologia. Se dovete scegliere prima la tecnologia, a meno che non state in situazioni eccessive, tipo mettiamo caso che mancano l'ultima le idee amministrative o diplomatiche e ve danno uno sconto nella tecnologia, fate prima quelle. Cioè, però insomma, se ve ne mancano 4 idee, non fate 4 idee a stecca prima di recuperare la tecnologia. Senti, lo faccio subito, alleanza. Oddio, sta andando abbastanza lenta sta Bosnia. Se volete rendere più veloce l'annessione di un vassallo, dovete fare o più diplomatic reputation, oppure più, ovviamente, costo di integrazione, che però sono idee abbastanza rare. Allora, senti, intanto mi sono scordato come uno stronzo di mettere a fare il commercio alle navi. Mi conviene Genova o mi conviene Venezia? È Genova. Però non è detto che davvero mi convenga Genova. Non fidatevi di questi numeri, ragazzi. Dovete sempre guardare dove avete i mercanti. I mercanti in dove ce l'ho? A Genova e Venezia. Perfetto. Allora, benché per esempio a Tunisi si deve dire meno 0,36. No, questo è vero, questo ci credo. Qui a Alessandria ti dice 0,57. Ma ragazzi, in realtà la maggior parte del commercio d'Alessandria non va a Genova. Va a Ragusa e poi va a Venezia, in cui abbiamo solo il 4%. Quindi in realtà questo è finto, non fidatevi di questi numeri. Andate sempre a vedere dove c'erano i mercanti, e allora ci potete credere se davvero state a pompare commercio da una parte verso un vostro nodo. Quindi io questo io lo metto a Genova. E quando potete, cioè nelle rare volte in cui giocate con una nazione navale, oppure se vi piace la nazione navale, fatelo sempre, metteteci l'ammiraglio, perché se potenzierà l'effetto che fa la flotta, ok? Ho finito l'agenda di costruire la chiesa. Comunque, ragazzi, questa è la flotta militare e questa è la flotta commerciale. Questa qua, flotta mercantile, c'entra? Come no? Chi è? Questo chi è? Armata di Roma. No, non mi piace. I Stradioti non mi piace. Questo Sacra Croce, quello è figo, quello è massello. Allora, questa qua sarà la spada di luce. E questo qua saranno. Allora, queste erano le spade di Cioppino. E senti, ma sono tornati i mercenari, quelli che costano un cazzo? Free Company, ma niente. Quando cominciano a comprare i galli, ragazzi, ne viate più. No, piscio, non li più mai più. Sono finiti. Posso prendere solo la guardia svizzera perché saranno sempre da 4.000, quindi quello conviene. 10-0 a 5. Quanto è il mio... questo in realtà, anche se non so i free company, questo in realtà è più buono. Che quel cavallo fa schifo e poi in più c'hanno pure una 0.50 di infantry fire, quindi sono pure più forti. Quant'è il limite delle truppe? Me ne mancano 6? No, allora prendo solo le guardie svizzere. Che a Roma ovviamente non deve fare guardie svizzere. Allora, si può fare un'altra dieta? No. L'ho fatto il coso. Aspetta, metto il coso, metto l'editto e poi facciamo subito a bomba i core. Venezia non è più un rivale valido e prendiamo altri power projection gratis. Con chi andiamo a litigare? Questo è perché siamo diventati più bulli. Se vedete costi. Praticamente perché è cambiato, non abbiamo fatto niente rispetto al mese scorso. Quando tu fai uno state, il tuo development effettivo cambia. Perché tu c'hai un certo punto del development, ma solo parte di quello te, diciamo, influisce davvero nell'economia. E nel conteggio di questa statistica, appunto. Allora, no, la Francia ci sono alleato, quindi perché dovrei metterla come rivale? Gli ottomani, no, ci mettiamo l'Inghilterra, sono anglicani, fottuti infedeli. E la guerra continua perenne nelle terre francesi. Non si arrenderanno mai. Andiamo a vedere quanto stanno messi di merda. 3 di corruzione. Ah, ci avranno un po' di problemi
per questa War Exhaustion, no? Boh. Oddio, stanno tecnologia 10, no? Quanto stanno? Stanno a ritrovare le tecnologie, ragazzi. Quelli stanno a spendere i punti per abbassare. Per abbassare i cosi, per abbassare la War Exhaustion, se vede. Credo, Credo che facciano così, perché se no dovresti averci il massimo della War Exhaustion. Col massimo della War Exhaustion, cioè, i belli che ti si inculano proprio, ti si mangiano. Facciamo l'embargo all'Inghilterra, 75 power projection con uno stato piccolo, diciamo. Non è in realtà tanto difficile questo obiettivo da raggiungere. Se voi giocate nel Sacro Romano Impero, anzi, ci riuscite abbastanza semplicemente, perché lì ci sono dei casus belli da utilizzare per prendere la power projection senza dover conquistare i territori. Però è una cosa abbastanza complicata e sinceramente, quando conviene, non te lo so di. Posso fare un'idea. Minchia. Questa è forte. Improve relation, così c'è scala aggressive expansion. Però vabbè, no, dai, prima faccio la tech diplo. Faccio la tech diplo. A Savoia. A Savoia come sta messa? A Savoia c'ha due province. No, niente, mo aspetto qui. 1550, tra 6 anni potrebbe cominciare a uscire la stampa. Che cos'è? Ah, no, niente. L'Austria è ovviamente un'altra volta l'imperatore. 2 di corruzione, piscio. Ok, potrei perdere un advisor buonissimo. Ragazzi, questo è un truccone. Clemens Treviso lo licenzi. Gli dici di mandarlo via. Però non se ne va via Clemens Treviso. Vabbè, questo è tipo un cheat, raga. Questo è tipo, probabilmente lo risolvo. Tu veramente, se nell'evento dovresti perdere un advisor, lo licenzi. Fai quella cosa e poi lo riprendi. Perdi un po' dei soldi, ma sti cazzi, magari tieni un advisor che costa la metà. Tiè. Posso cambiare fanteria? La fanteria è sempre d'attacco. Zero di professionalismo. Questo succede quando ti prendi i mercenari a trench come ho fatto io. Allora io prendo questo e lo metto a ballare. Allora l'army drilling, 5% morale in meno. L'army drilling gli riempie sta barretta e in base a quanto esercito sta a ballare. Vedi, sta a ballare mo. Ah, è morto Ibrahimovic. Vabbè, praticamente in base a quanta percentuale del tuo esercito balla, il professionalismo si alza più velocemente, ma in realtà non, praticamente non si riempirà mai ballando. In realtà il trucco è quando avanzano i punti militari dei compi generali a stecca. Non ci stanno avanzando, quindi ancora non abbiamo cominciato, ma sicuramente quando arriva il momento staremo a 100 di professionalismo in late game. 10 di idea cost! Vediamo che altro c'è. Assolutismo annuale non è male, sinceramente. Minchia, potrei mettere i papi come generali. Così se il papa fa schifo lo mandi a morire. Minchia. Però ragazzi, idea costa meno 10%. Cioè, un po' essere. Ma quanta la pago ogni idea? 333. Vedi, qua è per Michelangelo, l'innovativeness, questa cosa qua. Però prima devo fare purtroppo la diplo. Prima faccio la tech diplo. Anzi, così intanto mi si fa un altro po' di spia in Austria, che in realtà c'avevo un po' di sconto da fa. Senti, ma che sto a fare? Che devo fare? Se può fare qualcosa di utile? No? Adea no, ma già ho fatto tutto qua, ho già controllato. Qui tutto a posto, sti 500. Visto che ho fatto delle manifatture, potrei fare un bel... No, non conviene, 14 è troppo poco. 20 fa schifo. Ah, sti soldi saranno i centri commerciali. Dove stanno i centri commerciali? Pisa. Palermo è di Napoli, quindi non glielo uppo. A Chisi. E Urbino. Allora, ragazzi, c'è anche un altro livello di potenziamento del centro commerciale, ma costa Gesù Cristo, costa 1000. Allora, se uno si mette da parte i soldi ce l'hai. Stavo a 600 senza fan cazzo, quindi in realtà 1000 ce potevamo pure arrivare. E i bonus sono veramente forti. Ma insomma, cioè 1000 così cash boom boom,
Insomma, i senti, qua c'è, sì, fammi un monopolio, vai, questo è sempre il monopolio che abbiamo lasciato apposta per farmare il mercantilismo. Qui, Provenza e Trento, però questo è il giorno che ci fanno la coalizione, se gli fregiamo assai territori, eh. Questo è il giorno della coalizione, ragazzi. Allora, Portogallo potrebbe essere in difensiva, viene. Probabilmente viene pure il Brandeburgo, però sta prendendo le botte da ignoti. Da chi? Da Holstein, che è indipendente. Holstein, Danimarca, beh, è diventata la Danimarca, però insomma, Holstein indipendente mai visto. Tutte cose strane a sta partita. Potrei fare questo, insomma, potrei attaccare quelli, però non lo so. Però qui poi parte la coalizione, 27-5. Ma qua è scesa bomba. 39, insomma, mica tanto. È scesa bomba. Allora, se io qui vi faccio il trick di fregarmi Como e Novara, anche Milano sarà intrappolato nei miei territori, però io devo finire, che aspetta, cioè, finisce la Bosnia e mi allevo con la Svizzera. 6.000 di manpower, così cash, boom boom, anzi, alleiamo subito della Svizzera e attacchiamo Milano, perché anche l'audience vorrà vedere un po' di cose frizzanti. Quindi, Provenza e Trento, Trento pure ci serve come... Ci serve come cristiano, ma... Trento sta nell'impero, eh? Se è cobelligerante uno dell'impero, non lo so se può chiamare l'Austria, lo sai? Questa è una bella domanda. Allora, Provenza, non voglio territorio dalla Provenza, anche se ste zone prima o poi ce le dovremmo prendere, quindi non ce la metto come cobelligerante. Trento potrei vassallizzare, però mi sa che me se inculano, eh? Se la metto come cobelligerante un po' di meno, ma se poi mentre l'Austria è in guerra mi fa proprio un bucio di culo incredibile, mi fanno proprio piagne. No dai, piscio, mi metto. Allora senti, chi mi pio? Allora qua c'ho, ma mi sa che c'ho permanent claim dappertutto, eh? Sì, posso fare come cazzo mi pare. Ma che Milano è protestante? Ah no. Però c'è sta per diventare. No, ho beccato l'unica provincia protestante che c'era a Milano. Se era protestante, proprio la coalizione mai arrivava. Allora io metto Firenze. Firenze sicuramente la voglio. Potrei da te a Svizzera e farla venire, ma perché? La domanda giusta è perché. No, vabbè, basta, ci sto pensando troppo. Allora, quelli stavano a cerchiare i belli, ma... E navi ce stanno, quindi... Ok, infatti manco ho cliccato qui. Oh, perché sta a 5? Ho cliccato qualche pulsante di merda. Allora, vai. Quanti ce ne vanno qua a Firenze? 6. Quindi ce stanno le guardie svizzere e ce stanno 3 cannoni. Gli altri vanno via. Questi stanno a ballare, potrei rimettere a ballare. Mettiamoli a ballare dopo la linea delle mura, però dopo Vol Maria. Come vedete si riempie questa baretta a ballare. Non è molto utile farlo qua, perché poi quando muori lo perdi, cioè quando l'esercito prende le botte si abbassa molto velocemente. Cioè a meno che non ci avete qualche bonus al drill, non lo fate, calcolare, è una perdita di tempo. Cioè a meno che non dovete stare 10 anni fermi, o sapete per qualche motivo state nell'impero che stanno per fare la coalizione, insomma a meno che non dovete stare 10 anni fermi, il drill non lo fate mai. Io sto a fare per prendermi con un puntazzo de... De armi professionalism. Vai, vai. Mo dai, prossime deck si fanno tutte idee. Allora, Milano sta venendo a Genova perché vuole morire. Dai, è arrivato il momento di prendere un altro generale. Raffaello Promaggiore, che c'ha dei bonus al movimento. Che schifo. Allora, se non veniva Saluzzo morivo. Ah, vedi, quando c'è il generale col bonus del movimento non serve un cazzo. Non serve veramente a un cazzo il generale.
generali con i bonus del movimento fanno veramente schifo al cazzo. Servono per superare, per tipo non prendere malus quando passi in fiume, mi pare. Allora, cioè, senti, cazzo me frega. È meglio il generale che fa i buchi, che gli dai i mitra a quelli che c'hanno la spada. Addio, saluto, addio Monferrato. I tuoi 3000 stronzi sono stati molto valorosi. Ho vinto l'assedio di Firenze, quindi questi li riportiamo giù. Speriamo che questo Wall Maria funzioni anche messo in questo modo. Mi sono suicidato le truppe. Allora facciamo così, questi col morale a terra li mandiamo ugualmente lì. Monferrato, massimo dell'amicizia. Gli amici del cuore. Chi è? Sempre davanti alla battaglia, quando uno vuole vedere l'esito, esce sempre l'evento. Allora, o uno livello 2 che costa la metà, oppure uno livello 3 che costa la metà e pure il prestigio. Ammazzer Papa. Questo è per Papa, proprio. È proprio il Papa che ci ha fatto sto... sto coso, perché c'era tipo well connected, entrato. Ovviamente ci stanno anche queste cose nel gioco. Ovviamente se tipo il tuo Papa c'ha determinati trait, oppure il tuo sovrano, di solito, se c'ha determinati trait, ti arrivano degli eventi modificati in base ai trait che c'hai. Mo io vado a bermi questi che stanno sul forte, li faccio piangere. Mo vincono all'ultimo, ok, no. Li faccio piangere. Allora, quando vanno scappati? Il 7 marzo, no, vabbè, hanno vinto. No, sono scappati. Ce l'hanno fatta. Se li sfondavo entro qua data, mi facevo wipe out. Mo li metto a ballà. 10 dead drill. Mazza, pure abbastanza veloce, devo dire. La linea dei forti qua ormai è definitiva. Infatti gli unici che sono venuti a rompermi le balle sono quelli che già stavano dentro la linea dei forti, cioè questi di Milano. Prendendo il forte di Como saremo quasi inattaccabili, ragazzi. Anche Como sta sulle montagne. Quando voi giocate con uno stato italiano, cioè voi, il gioco te lo fa abbastanza realistico la disposizione difensiva dell'Italia. Cioè l'Italia, se avesse valorizzato di più le Alpi, sicuramente sarebbe diventata una potenza incredibile. Ovviamente se poi fosse stata unita da subito e non dopo secoli di stronzate da governi staccati. Vai, sì, mi sono suicidato. Pensavo che quelli superavano e che mi bevevo gli ultimi tre. Niente. Allora non c'anna. A Napoli, lo vedi come assedia forte Napoli? Damogli a tutti che devono andare a assedia. Vai, sti 18 li mettiamo qua. Se dovete fare ste cazzate come ho fatto io, fatelo sempre con l'assedio, cioè con l'esercito che non c'è il drill. Perché quando poi mezzo muore l'esercito, il drill sparisce subito. Sta cosa da che dipende? Il drill si ridistribuisce tra i nuovi soldati. Se fa una media. Quindi se tipo 500 cristiani abbiamo 100 di drill, arrivano 500 cristiani nuovi dal manpower con 0 di drill. E quindi quel 100 si distribuisce 50 e 50. Quindi perdi 50 di drill, a meno che non c'hai dei modificatori. Niente, se ne vanno, mo appena questi si ripiano. E questo è perché mi sono fatti i cazzi mia, eh. Se mi facevi i cazzi mia. Eccolo, metti il lucchetto, bravo, così attacco Milano. Quindi questi ci hanno messo un po' di più, mi sono suicidato. Questo è perché c'ho l'esercito marcio. L'esercito marcio dipende dal fatto che non c'ho armi quality, non c'ho idee buone, non c'ho un cazzo. Io purtroppo, quando devo giocare con queste nazioni tipo il Papa, devo sempre vincere col numero, capito? Di averci talmente tanti cristiani che teoricamente li soverchi, li superi numericamente. Invece ci sono altre nazioni che invece puntano più sulla qualità dell'esercito, ma avrei dovuto mettere probabilmente altri tipi di idee militari invece di quella di quantità che ho messo. Allora, i napoletani sono andati lì. Visto che non potevano intervenire qui, io attacco qui. Che ne pensi? Ecco qui. E Milano, vediamo se riesco a salvare Napoli, non credo. E invece sì. Allora, siccome ho vinto su un forte, è come se è passato, diciamo, un mese di assedio.
È come se già gli ho dato una tramvata di assedio, diciamo. Chi è che c'aveva un fottio di assedio che mi stava già a portare in avanti? Era questo qua. Le guardie svizzere erano assediate. Oh, la Bosnia è diventata roba mia. L'esercito bosniaco dove sta? Eccolo qua, stava a Trento. Senti, volevo vedere una cosa. Vassallo? Non gliene frega un cazzo a nessuno, eh? Io penso che questa cosa sia parzialmente artificiale, perché in realtà ho un diplomatico che sta girando tra quelli che mi odiano. Presumo che sia artificiale in realtà sta mancanza di coalizione. Però perché no? Perché no? Dai, ce lo facciamo, ci prendiamo Trento perché Trento ci serve. Trento ci serve per il Kingdom of God. Stiamo prendendo sicuramente più aggressive expansion di quella che dovremo prendere per Trento, però insomma, Trento ci serve. Dichiarare guerra diretta ti porta contro l'Austria. Quindi lascio beatamente stare. Potrei fare uno state completamente inutile qui. Qui già c'è lo state. Quando integri un subject, se quel subject ha parte delle tue regioni, già ti arriva il doppio core. Il Papa non è mio, è da Boemia. Quindi io mi prendo l'aggressive expansion forte in culo. Mi hanno inculato il papato con tutto che c'ho 7 cardinali. E questa è proprio sfiga. Ah, guarda, la coalizione è sempre piccola. Però sono 18 punti. Però sono 18 punti. Tacci i vostri, però. Scusa, ma quando sta la probabilità mia di diventare papa? 12%. Con 7 cardinali c'ho solo il 12%. Beh, questa è sicuramente sfiga, eh. Questi ci stanno a spendere fortissimo. Vai, addio, tre cristiani che state assediando Trento. Se Napoli arriva forse si salvano. No, non si salvano, non si salvano. Bravi, bravi. I napoletani sono suicidati. E io ho perso perché sono arrivato all'ultimo giorno della sconfitta dei napoletani. Mi è morto l'advisor che costa la metà. Queste battaglie stanno andando proprio una merda, raga. Ecco, mettiamo questo. Mettiamo Improve Relation. Proprio prima del Capodanno. Questo ci serve sempre per abbassare l'aggressive expansion. Mostri tre cristiani, li mettiamo meglio. E poi facciamo una riforma dell'esercito perché fanno abbastanza schifo. Ovviamente ci prendiamo i punti diplomatici così a caso. 10 di devotion. Un po' perde il forte de Como, è invincibile. Non si può conquistare Como. Ah, bene, appena ho detto. Allora, guardie svizzere che mandano massa di attento. Cosa, ma ho tutto l'esercito, senza vergogna. Vai, quanti ce ne vanno a Trento? Tre. No, scusa, ho letto male. Dove sta scritto? No, tre, servono tre davvero. Vai, via. Cioè, anzi, così. Che se no dopo mi bevono. Vai, ho ammazzato i ribelli alla Provenza. Qui sono contenti. Allora, però già ho preso l'assedio forte, 35%. Senti, questo diventerà vassallo per forza, perché se no dopo non lo buttiamo mai giù. Non lo butteremo più giù. Questa è l'ultima volta che potremo prenderci Trento facilmente. E poi piangiamo, 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 piangiamo subito. Boom boom, dai, tutta Europa. No, non è tutta Europa. Cilli, Cilli, mo ci mando il diplomatico. Stratoburgo, Stratoburgo. Allora, intanto Cilli, Cilli ci mando il diplo. Stratoburgo qual è? È uno di questi, caro qua. No, non era questo. Porco due, sti stati. Che è questo? Sì, ecco, Stratoburgo. Ma vai, là ho preso tutto.
E qua che posso fare? Una spiallaccia rimane. Vabbè, Aragona gli ho fregato tutto, questo non basterà mai, è diplomatico. Chi altro c'era? No, questo è mio, questo so io. Chi altro c'era? Fammi controllare. A Provenza, mo, vabbè, sta in tregua, Provenza quindi non conta. Venezia l'ha messo come rivale, l'Austria è rivale, Milano sta in tregua. Trento è mio, Trento so io. Ma so io? Ma so io, l'ho preso? O mi sono sbagliato? No, so io. Allora, che cazzo vuole che esce coalizione? Quindi, Trento è finto. Cilici c'è Diplo. Strasburgo c'è Diplo. E quei tre ci stanno. Provenza è in tregua. Milano in tregua. Quindi saranno Venezia, Savoia, Roma e Austria. Ma pure la Roma sta in tregua. Ovviamente i rapporti Casavoglia non si vengono recuperare, eh? No. Niente, allora saranno tre nazioni, appena finisce una delle tregue ci fanno una cosa, ci fanno una coalizione. Però appena la Savoia entra in coalizione attacco la Anzi no, il giorno che finisce la tregua con la Savoia attacca la Savoia, quindi non ce la faranno mai. La Provenza, mo ci facciamo il massimo dei soldi, dacce i soldi, dacce i soldi, dacce i soldi del commercio. No, niente. Ah, c'hanno altri forti. Che palle, vabbè, più passa tempo più si abbassa l'aggressive expansion con i capodanni, quindi sempre buono. No, 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 è solo questo, perfetto. No, non me va, deve fare lo state dalla Bosnia. Senti, vado qui, no, ci mando solo i cannoni. Quando dovete fare queste cose, cercate di mandarci solo i cannoni, se ci stanno i vassalli vostri. I cannoni più ce n'avete, cioè c'è un limite, mo, il numero preciso non ve lo so dire, però se voi ci mettete assai i cannoni, cioè avete di solito più probabilità, diciamo, più potenza d'assedio rispetto a averci meno cannoni, ovviamente. Mo, la percentuale esatta di quanti cannoni ci dovete mettere su un forte non ve la so dire. O magari va, cerco in post-produzione. Allora, faccio piangere economicamente la Provenza e c'ho 90 di prestigio, vabbè dai, famo qualche annulla rivalry, annulla rivalità, così magari altro prestigio. Vai, basta, basta, basta. Lorenzo ha rotto il dick. Ok, pure Milano ha rotto il dick. Chi è? È sempre quelli che ci stanno prima, però è già sparito Agilli. Pure Stratoburgo è già sparito. Trento è finto. Come prima, tutto come prima, più di prima. Facciamo così. Facciamo così. Allora, gli potrei levare i suoi claim nel mio territorio. Quanto prestigio dà? 2, che merda, vabbè. Però dai, almeno con queste cose qui non mi possono fare conquiste casusbelli con Milano se un giorno entra in coalizione. Rilascia Parma, sì! Rilascia Parma, che mi vassallizzo Parma! Rilascia Parma! Rilascia Parma, anche se paghiamo 44 punti a Diplo, rilascia Parma! Parma? Si vassallizza! Allora ragazzi, abbiamo vinto un'altra guerra italiana! Ormai la linea delle Alpi è quasi presa. No, noi dopo costruiremo un forte da 2 bombe. Lo stanno facendo loro? Ci stanno facendo? No, stanno a fare una rifattura. Appena si può, facciamo un forte da 2 bombe qui a Trento. Appena ci prendiamo o Treviso o Friuli, insomma, poi avremo una linea difensiva che manca attacco dei giganti, ragazzi. Fanno proprio piani, o ci sbarcano oppure non ci fanno un cazzo. Quindi con questa io vi saluto in questo episodio leggermente più lungo e noi ci vediamo alla prossima puntata.